Un flash mob per dire no al 5G. E quello è andato in scena questa mattina in corso Zanardelli a Brescia, così come a Bergamo, a Mantova e in altre città italiane. Numerosi cittadini si sono uniti per protestare contro la volontà di accelerare la corsa verso questa nuova tecnologia, anche prevedendo di escludere l'opponibilità locale e adeguare i livelli di emissione elettromagnetica ai valori europei, oggi circa 3 volte più alti. A Brescia l'obiettivo è quello di sensibilizzare il sindaco a prendere una decisione netta per la salute dei cittadini. A Brescia in particolar modo il sindaco non si è ancora espresso riguardo al 5G. Brescia è stata una delle città che è stata designata come città sperimentale per proporre il 5G e quindi ci si attendeva anche un po' di attenzione riguardo alla sicurezza, cosa che non è avvenuta. Quindi a Brescia vogliamo fare proprio questo, sensibilizzare attraverso i cittadini il sindaco perché si pronunci con un principio di precauzione come è stato fatto in tantissimi, in più di 500 altri comuni. Chiediamo che, essendo una tecnologia nuova ed essendo che sia una tecnologia anche basata su onde elettromagnetiche che comunque sono state attenzionate in modo particolare per quanto riguarda appunto la sicurezza ovviamente delle persone, essendo una tecnologia nuova, che ci si rivolga a questa con una particolare attenzione. Ovviamente sono state fatte queste sperimentazioni, ma le sperimentazioni dovrebbero essere fatte prima con dei dati di sicurezza e poi con un'esposizione alla popolazione, cosa che invece non è stata fatta. Per procedura, quando si installa una nuova antenna, o meglio un'antenna con un nuovo protocollo, bisogna anche documentare il tutto con delle certificazioni di sicurezza. Non soltanto certificazioni, ho provato oggi, ho visto che va bene, ma a lungo termine. A Milano è andata in scena una passeggiata stop 5G in bicicletta partendo da Piazza Castello.